ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono JD e oggi ci troviamo sullo speciale di un anno su YouTube. Allora, il 20 ottobre del 2015 ho aperto questo canale. Inizialmente l'idea era venuta fuori da me e Lorenzo, che nella gita di ritorno dall'Expo del 2015, sì, è stato un casino quell'Expo, davvero terribile. Sorvolando queste cose, abbiamo deciso di aprire un canale. Inizialmente volevamo farlo insieme, poi ho detto: no, guarda, io preferisco farne uno mio e tu te ne fai uno tuo. Scusate, ma non so granché bene. E lui ha aperto poi un suo canale, solo che non lo sta continuando. Lorenzo, perché non lo continui? Vabbè, allora, vi ho chiesto nei scorsi 4 video, se non sbaglio, se potete lasciarmi con delle domande con l'hashtag fuck o fuck 1y, che significa one year, perché l'inglese è fashion e fa figo. E mi avete lasciato 7 domande, che sono troppo contenta. Inizialmente ho detto: figurati se qualcuno scrive qualcosa. E invece. Allora, la prima domanda arriva da Anna Munier. Perdonatemi, non so se leggo bene i nomi perché faccio quanto cagare in questa cosa. Allora, la tua youtuber preferita? Allora, io un po' di tempo fa seguivo Greta Menchi, ma inizi i video, non quelli che sta facendo adesso, perché non è che mi facciano proprio impazzire. Cioè, un annetto fa la seguivo, più o meno. Poi non ho mai seguito altre youtuber perché non è che mi abbiano sempre fatto impazzire. Cioè, ho provato a seguire Kenoia, ma non lo so, non mi piaceva. E adesso da poco è comparsa Shifty nel canale di Marcus Cron, che è davvero simpatica. Infatti ho visto che sta facendo la serie di Inside e mi piace molto. E in più c'è una ragazza anche che mi ha lasciato un commento, che si chiama Riku-chan. Perdonami se sbaglio il tuo nome, ma l'unica youtuber che sto seguendo femmina per adesso, ragazza, perché femmina è un dispregiativo secondo me, l'unica ragazza adesso che sto seguendo è lei, che fa gameplay come me, però lei è molto più brava. Per l'appunto la domanda di Riku-chan. Allora, un anno su YouTube, sì, fantastico. Qual è la cosa più pazza che hai fatto? Se devo essere sincera, non ho mai fatto roba molto al di fuori delle cose normali. Cioè, non ho mai fatto tipo, che ne so, sono andata, sono scappato, ho fatto da sola. Credo che la cosa più pazza che io abbia fatto è stata saltare giù da un treno. Con calma, stava per chiudere le porte, c'erano ancora delle mie compagne fuori, questo è successo molto tempo fa, c'erano le mie compagne fuori di ginnastica che erano tutte sedi sul treno, ma il treno era strapieno, no? Io stavo salendo, si stavano chiudendo le porte ed eravamo tipo a Fiuggi, quindi da Fiuggi a Torino, dove abito io, ovviamente ci vuole un sacco di tempo. Allora mi sono spostata, mi sono messa fra le porte, così le porte hanno schiacciato me e il mio zaino. Meno male che c'era il mio zaino, perché mi ha salvato la vita, che io ero piccolina, cioè nel senso non sarei mai riuscita a tenere come adesso due porte di un treno che si chiudevano. Comunque mi sono messa in mezzo così da tenere ferme le porte, il treno non partiva e siamo riusciti a farle salire tutte. E basta, è la cosa più pazza che io abbia fatto. Se mi viene in mente qualcos'altro lo aggiungo nel video. La prossima domanda è di Gigi Spara. Quali sono i tuoi progetti futuri su YouTube? Non lo so. Allora, perché quest'anno, come ho già detto in alcuni video, io ho la quinta, di conseguenza devo tenere l'esame di maturità e sarà sicuramente un casino. Infatti so già che quest'anno, come sto già anche facendo, sto caricando meno video perché non ce la faccio proprio coi tempi a fare il video, editarlo. Vero che io non faccio tanti tagli, ma comunque ho dei programmi che funzionano col culo, ma solo sul mio PC e non so perché, e quindi ci metto tipo 2 ore di editare un video, perché taglia, si blocca per 5 minuti, ogni taglio si blocca per 5 minuti, è per questo che io faccio i video senza tagli. Comunque, i miei progetti, mi piacerebbe portare, vabbè, altre challenge con Vanessa oppure con Giulio, o se no portare, ad esempio, ho intenzione, non so se succederà, dopo la laurea di andare in Giappone, o comunque di fare un'esperienza, spero, al di fuori dell'Italia. Quindi mi piacerebbe soprattutto portare un sacco di vlog dove faccio vedere ciò che vado a vedere oppure ciò che mangio, perché se io tipo mangio troppo, dovresti vedere quanta roba mi prendo. Quando ad esempio vado al sushi, prendo troppa roba e dovrei filmare tutto quello che prendo, una varietà di roba infinita. E a parte questo,
Vabbè, vedrò come andrà a un certo punto se vedo che, ad esempio, il canale non crescerà più, però siamo abbastanza, io credo che continuerò a farli. Poi chi lo sa, potrei anche smettere fra un anno, qualche mese, oppure non potrei mai smettere. Ti immagino 80 anni. Brutto stronzo, adesso ti ammazzo! Tipo con l'artrite che non riesce a usare il gamepad perché non ce la faccio. No, fa troppo caldo, com'è possibile? La prossima domanda è di Gidelga Channel. Allora, a che età hai cominciato a coltivare la passione per il disegno? Questo commento è stato messo sotto il video dello speed drawing, che posso fare. E, ho sempre disegnato fin da piccolina, fin dall'asilo ho sempre fatto un sacco di disegni, naturalmente facevano cagare. Però fino a qualche anno fa, quando ero ancora nella vecchia casa, avevo tutti i miei disegni che avevo fatto all'asilo, tutti appiccicati su una parete di uno di un'ante di questo armadio che vedete qui dietro, e ne facevo tanti. La cosa che mi veniva meglio era la luna, ma non la luna, la tonda, ma quella a metà, che gli facevo il naso e la bocca, veniva tipo troppo bene. E credo di aver preso questa dote, anche se non è che disegni proprio tanto bene, da mia madre e da mia zia, che sono gemelle, che hanno sempre disegnato. Ad esempio, mia zia si è rifatta dei quadri e se li ha appesi in casa, mentre invece mia madre a un certo punto ha smesso di disegnare, però disegnavano davvero molto bene tutte e due. In più, anche mio padre, il disegno, era molto bravo, però soprattutto in quello tecnico. Infatti, il disegno tecnico a scuola va bene, grazie papà. Preso in terza media, ho iniziato a fare i manga. Poi verso la seconda, terza superiore, quindi qualche anno fa, ho iniziato a darmi più sul realistico, oppure modelli, tatuaggi o cose del genere, perché sì, il mio desiderio più grande era fare tatuaggi, aprire un negozio di tatuaggi. Allora, The Arkham Players. Come hai conosciuto Solimarket e Barba? Un'amicizia che vi unisce su YouTube oppure un'amicizia grazie... Ah, che vi unisce anche su YouTube oppure un'amicizia grazie a YouTube? Scusate, non so leggere. Allora, noi siamo tutti in regioni differenti. Io sono del Piemonte e loro sono in, la Campania e Sardegna. Quindi no, non è un'amicizia nostra, ma un'amicizia che è nata su YouTube. Inizialmente avevo conosciuto The MK99, che era un ragazzo amico di Solimarket, che aveva un canale chiamato Trisom, ok, solo per dire. E così ho conosciuto Barba, e poi tramite Barba ho conosciuto Solimarket 22, perché dovevamo registrare per l'appunto il video di Dead by Daylight, e da lì è iniziata un'amicizia che spesso ci divertiamo a fare video insieme. Con Barba un po' meno, perché Barba non ha voglia di giocare. Allora, Solimarket22, ma buongiorno! La sua domanda è: come ti trovi con me e Barba come collaboratori? Ovviamente benissimo, anche se certe volte tu soli, madonna, mi fai girare le palle giusto due, giusto due. Ti dico una cosa e tu non la fai, non mi ascolti e poi urli. Va bene che anche io sto urlando in questo preciso momento, però mi fai urlarmi, mi provochi rabbia certe volte quando urli. Sei fastidioso. Non è vero, non sei fastidioso, sto scherzando naturalmente. E mi trovo bene anche perché siete gli unici collaboratori, insieme a un altro ragazzo che saluto visto che ho l'opportunità di salutarti. Ciao Red Flame Fox. Comunque mi trovo bene, siete simpatici e non siete tipo yo-yo, madafaka, tutto così che è proprio fastidioso. Credo ultima domanda di Yoido, che saluto, che è un ragazzo che conosco. Quali sono i tuoi obiettivi? Cosa vorresti fare? Nuove serie, eccetera. Allora, serie, come ho detto, vlog. Poi non so, ecco, questa domanda capita a pennello. Ragazzi, io non riesco più ad andare avanti su Fallout, e di conseguenza non è... E poi vedo che non piace, cioè nel senso non fa tante visual quanto fa Creative Arts o quanto ho fatto lo speed drawing o altre cose. Quindi vi chiedo il favore di mettermi qua sotto in descrizione, no, nei commenti. Che cazzo sto dicendo? La descrizione è mia. Qui sotto nei commenti che cosa vi piacerebbe che io porti come gioco. Ad esempio, vi dico che io quelli adesso che ho bla 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 nella libreria di Steam. Allora, una serie che ha detto anche Solimarket, che io purtroppo non è che sono bravo, cioè nel senso non ho un mazzo ben fatto, è di Hearthstone. Sì, ok, ho avuto un attimo di confusione. Dovete dirmi se vi piacerebbe, perché io ho i giochi di carte sul telefono, ma Hearthstone
Faccio proprio cagare, non riesco a combattere online perché perdo sempre, sono una schiappa anche in quello. Comunque, adesso vado più o meno a memoria, poi vi metto la lista di tutti i giochi che ho. Allora, Don't Starve, ok. Lego Wars, un po' di tempo fa appena ero uscito perché tipo, mi piaceva un sacco. Ibeob, che ho portato un solo episodio con Giulio, se volete me lo chiedete e quando riusciamo a vederci ve ne porto altri. Poi, The Vanishing of Ethan Carter, che è un gioco che avevo visto tipo 1 o 2 anni fa, tipo troppo bello, e che ho la versione DLC o Deluxe. Ah, ce l'ho fatta! Allora, APB Reload, Survival Ark, scusate, mi devo interrompere qua. Allora, Ark, poi... Aura che... No, vabbè, questo qui è RPG MMO. Bioshock, Bioshock Remastered, Bioshock 2, Bioshock 2 Remastered, Infinity, Brawlhalla, Counter-Strike, Global Offensive, Creativerse, Don't Starve, Dragon Ball Hunt, ma anche questo qui è un RPG MMO. Evolve Stage 2, che tipo non riesco mai ad aggiornarlo. Fallout, Fallout 2, Fallout 3. Fallout 4, Fallout New Vegas, ok, che è un DLC. La Garry's Mod, Soli Market e Barba, compratevi sta stracazzo di Garry's Mod, Garry's Mod, porca miseria. Poi, Ibeob, Lego Worlds, Outlast 2 Demo, no, ve lo scordate. Peggle Deluxe, Space Engineers, che non so giocarci, Terraria e The Vanishing of Ethan Carter. E poi, Payday 2. Che è di mio fratello, ma vabbè, chi se ne frega. E Rainbow Six Siege. Questo video finisce qui, sta durando un sacco, tra l'altro. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate quando vi vedete, soprattutto iscrivetevi. E noi ci rivediamo in un prossimo video. E mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti che cosa volete come nuova serie. O se qualcuno di voi ha voglia di giocare con noi, ad esempio, a Brawlhalla, che possiamo fare dei tornei. Comunque, è un gioco gratuito. Sì, però è un gioco completamente gratuito, è tipo un Smash Bros o roba del genere. E quindi noi ci rivediamo in un prossimo video, come ho già detto prima. Mi sto divertendo troppo in questo.